prevalere. Adesso siamo arrivati al momento veramente decisivo e secondo molti crudele dei calci di rigore. Una sola squadra festeggerà. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere! Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Lukaku è concentratissimo. Sbaglia anche lui, e allora parità in tutto. Il portiere era battuto, ma ci ha pensato il legno a respingere la conclusione. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Spiazza il portiere in sacca. Palla da una parte, portiere dall'altra. L'esecuzione perfetta. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Grande parata. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Hanno la possibilità di raddoppiare il vantaggio. Piazzata alla sinistra del portiere. E ora sono in vantaggio di due reti. Devono assolutamente reagire. Non hanno alternative. Adesso si può solo segnare. Alla destra del portiere. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Segnando questo rigore possono portare a due il loro vantaggio. Parato, grande salvataggio del portiere. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Sensi sarà il quarto rigorista della sua squadra. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Portiere spiazzato e palla dentro. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. L'Inter deve segnare a tutti i costi. È dentro! C'è ancora speranza! E così siamo sul 3-3. E ora chi sbaglia ha perso. Che errore! Ma come ha sbagliato? È un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Donnarumma non deve far entrare questa palla o è finita. Non va, manca l'appuntamento con la vittoria. È crollato sotto il peso della pressione. L'emozione gioca brutti scherzi. E il portiere è rimasto praticamente immobile. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione. E lui ce l'ha avuta. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. E ora si va ad oltranza. Ottima intuizione del portiere, ma non è stata abbastanza. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. C'è il gol. I tifosi fanno bene a crederci ancora. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. E ora chi sbaglia ha perso. L'ha piazzata alla destra del portiere. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Se questo pallone non entra, la partita è finita. Se questo pallone non entra, la partita è finita. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Da qui in poi si va ad oltranza. Un errore ed è finita. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato.
Tutti i rigoristi hanno già tirato, ma non è finita. La mette lì, nell'angolo destro. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. È dentro, c'è ancora speranza. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. E ora si va ad oltranza. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. E ora chi sbaglia ha perso. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. L'Inter deve segnare a tutti i costi. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. E ora si va ad oltranza. Ha spiazzato il portiere, no problem. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. E con questo tiro ha deciso la partita. E si aggiudicano questa gara i calci di rigore. È stata una partita davvero molto, molto sofferta. Ora però possono festeggiare. Che partita ti è sembrata, Luca? Anch'io ho partecipato ai derby e vi posso dire...